1.252.151.991. Per voi questo numero potrebbe non significare nulla, per me invece significa molto. Il mio più grande trionfo era a portata di mano, la battaglia finale nella mia lunga guerra contro Superman. Con i suoi poteri prosciugati dalla costante battaglia, fu costretto a spingersi nello spazio per ricaricarsi ai raggi del sole giallo della Terra. Io allora colpii. Ma la mia ossessione mi aveva accecato. Non avevo visto la vera minaccia, il vero nemico della Terra. Qualcuno della tua taglia! Cyborg, fuoco concentrato su Luthor mentre io richiamo giù l'artiglieria pesante. Deathstroke, è tempo che tu ti unisca alla festa. Presto! Abbiamo un sacco di gente da ammazzare! Hai perso qualcosa! Salve, sorella! Cosa? Nessuno uccide il pipistrello tranne me! Chiamalo! Lo voglio qui da me! Pazzo! Adam! Non meriti di vivere! Diana! Sconfitto da un semplice uomo. No, tu hai perso tutto. No, io ti ho battuto. Io, Lex Luthor.
Breniac era tornato. Per anni aveva rubato i poteri dei difensori della Terra, ma noi eravamo troppo occupati a combatterci per vedere il pericolo. Con voi tre morti, Breniac ha eliminato rapidamente gli eroi rimasti. Quelli fortunati sono morti combattendo. Alla fine, solo io sono sopravvissuto, un topo, tra i muri dell'edificio di Breniac. Ho viaggiato indietro nel tempo per avvertirvi. Questo è il mio passato, ma per voi è il futuro. È la fine dell'umanità, ma insieme dobbiamo impedirla! Che cosa hai fatto, Luthor? Ti ho dato la possibilità di combattere! Mente! Deve essere una trappola. Perché dovremmo fidarci di te? Perché se non lo fate, la Terra è condannata! Ho rubato gli exobyte di Breniac. Contengono i poteri rubati agli eroi e ai criminali del mio tempo e li restituiranno a chiunque entrerà in contatto con loro. Gli exobyte creeranno una nuova generazione di superumani per combattere l'invasione di Breniac. Inoltre insegneranno loro come usare queste nuove abilità perché dovranno essere in prima linea nell'imminente battaglia o il mio cupo futuro diventerà anche il vostro. Nailsworth. 20 agosto 2019. Una ridente cittadina. È così che si dice? No, non era affatto ridente. L'unica cosa che si poteva scorgere era una fitta foresta. Utile solo per le escursioni, se non fosse per la mia allergia. Noioso come posto. Lavoravo tutto il giorno. E mi dedicavo alla mia famiglia. A vivacizzare le mie giornate ci pensò lui, un exobyte, o almeno è così che lo chiamano. Percepì subito che qualcosa stesse cambiando. La mia pelle, il mio fisico, la mia allergia. Finché qualcuno non venne a riprendersi ciò che gli era stato sottratto. Il centro del multiverso apparterrà a Brainiac. Non prevedo un'invasione, piuttosto un'assimilazione. Ho identificato i nodi chiave della rete di conoscenze umane. Sono quelli che conquisterò e digitalizzerò per primo. È prevedibile che vengano raccolte anche informazioni non essenziali. Queste verranno isolate e rimosse una volta completata la digitalizzazione. La resistenza della Terra non mi tange. Non c'è volontà abbastanza forte, né forza abbastanza brutale da potermi resistere. Presto, questo pianeta e tutto ciò che contiene saranno miei. Interessante. C'è un'anomalia nell'atmosfera terrestre. Analisi in corso. Questi exobyte sono una mia tecnologia. Ognuno di essi racchiude riserve sconosciute di poteri digitalizzati dalla Terra del futuro. Le mie navi raccolta rivendicheranno le informazioni fornite da questi exobyte e segneranno il destino della Terra. Questo è un ostacolo imprevisto. Questi umani si oppongono alla mia assimilazione. Le mie unità di conversione non riescono a trattenerli. Che gli umani usino pure i loro poteri. Alla fine, anch'essi apparterranno a Brainiac. Mascherina, pettorali di gomma e fibre vegetali al posto della pelle?
Con la fortuna che ho, sicuramente di volare non se ne parla. Spero che questa tuta poco tecnologica non sia quella definitiva. Ma quindi non sono l'unico umano catturato da Brainiac. Tieni duro, amico. Ti salverò io. O almeno ci provo. Raccogli dei rinforzi. Io pattuglierò nei pressi dell'area prigionieri. Anche rinforzi? Non so neanche se riuscirò a spedire lui in rottamazione. E questo come sono riuscito a farlo? Oh, ecco! Il super uomo alieno? Qualcosa non torna, questa me la deve spiegare. Cos'è questa stanza? Ho come l'impressione di sapere già come finirà. Dai su, attivatevi. Oh! Flash, sei in ritardo! Non sei così veloce come ti descrivono. Cos'è in ritardo? Mi sono svegliato 2 minuti fa. Ecco, lo sapevo. Si comincia. Lanterna? Ti prego, fai apparire quella sorta di gabbia con il tuo anello. È la mia preferita. Vuoi vedere il maestro all'opera, eh? Sai, qualche settimana fa eri sul Gotham Gazette in prima pagina mentre lo facevi contro Abel. Sai, l'uomo tatuato. Wow! Tutti rapidi come Barry, neanche il tempo di sezionare l'ultimo androide che sono svaniti nel nulla. No, ma è proprio lui? Nessun terrestre può fermarmi. Non è un tantino esagerato? Io dovrei sconfiggere Brainiac. Non sei abbastanza potente. Non mi sembra così doloroso. Qualcosa non torna. Sei inferiore sotto ogni aspetto. Allora, visto che raccogli le conoscenze di varie civiltà, perché non raccogli questo pugno? Pure il teletrasporto. Ehi, qualcuno mi aiuta? Eh? Già sconfitto? Così facile, così semplice? La mia intelligenza supera la tua. Ma era un'illusione creata da lui. Con la fortuna che ho, difficile aver preso l'exobyte più potente in circolazione. Devo immediatamente distruggere il pianale sotto i miei piedi e fuggire di qui. Non avevo dubbi. Non a caso non indosso un mantello. Ma è una gioia. Almeno posso precipitare di faccia, senza farmi un graffio. E adesso cosa dovrei fare? Fino a poche ore fa ero nella mia amatissima città. Chissà cosa stanno pensando a casa. Sono sparito come l'uomo invisibile. Ehi, ecco, la GCPD. Quale miglior luogo per capire cosa fare? Oh! Ma guarda, quanti supereroi! Ma ovviamente l'exobyte più farlocco lo dovevo ricevere io! Qui Batman! Ehi, Batman, sei davvero tu? Sono il tuo più grande fan, ti ho visto per pochi secondi sulla nave ma non abbiamo avuto il tempo per parlare. Poi sei sparito. Una volta sconfitta la forma astrale di quell'essere, ho deciso di lasciargli un pensierino. Ho saputo che hai appena distrutto una nave raccolta di Brainiac. Notevole. Sì, appunto, mi piace lasciare ricordini. Vediamo come te la cavi sul campo. Lo spaventapasseri è fuggito dal manicomio di Arkham e sta spargendo gas della paura nell'East End. Te la senti di affrontare i tuoi incubi? Per me è già tutto un incubo. Anche questo costume. Non è che si potrebbe migliorare. Credo sia un momentaneo no. Andiamo in città, non sarà difficile arrivare a Crane. Lascia sempre quella dannata nube intorno a sé. Oggi mi sa che impazzisco seriamente. Ah, Gotham. Gotham ha sempre il suo fascino. O almeno penso di apprezzarla perché non ne potevo più di foreste verdi.
Prima di andare dallo spaventapasseri però devo capire come muovermi velocemente da un edificio all'altro. Del volo credo non se ne parli, vero? Dai su, spicca il volo. La velocità di Flash me la sogno. Facevo fatica a seguirlo con gli occhi mentre era sulla nave raccolta con me. Proviamo ad avvicinarci a questo pala... Ehi, ma come ho fatto a non pensarci? Al posto delle vene ho delle radici. Quindi deve essere un arrampicante? Abbiamo assodato che per andare da Gotham a Metropolis dovrò fare bene a pagare il biglietto dell'autobus. Ehi zio, ti ho visto al notiziario. Che figata questi Exobyte. Non perdi mai il vizio di essere facilmente rintracciabile, eh? Mi è bastato bypassare il firewall attraverso il Sì, 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 abbiamo capito. Ah, e non chiamarmi zio. Come sarebbe non chiamarmi zio? Come diavolo dovrei chiamare mio zio se non zio? Non so, devo ancora decidere un nome. Qualcosa di simbolico. Beh, sei passato da una tremenda allergia al polline a far comparire rampicanti dalle mani. Più simbolico di questo. Beh, non è esattamente così, ma... niente più allergia perlomeno. Parlando di cose importanti, come stanno gli altri? Stanno bene? Beh, insomma, prima di lasciarli sì. Perché? Ora dove sei? Gotham? Non mi dire che anche tu... Ehi, ehi, graminacea, man. Pensi davvero che per un uomo roccia sia semplice attraversare il Pacifico? Roccia? Esatto, e ho anche ereditato le abilità di Oracle. Abilità? Oracle? Non dirmi che sei paralizzato dalla vita in giù. Purtroppo, ma il potere di rigenerare le mie condizioni fisiche, quindi posso alzarmi, ma... beh, solo per pochi secondi. Poi, insomma, cado di nuovo. Ma che... Ti prendevo in giro, Oracle non ha poteri, uomo ninfea. A dire la verità, sono una specie di masso vivente tenuto in vita da una tecnologia non ancora ben definita, ma che di tecnologia si tratta. Pensa che la mia pelle è fatta interamente da pietra, sassi o qualunque cosa sia questo. Di cosa ti lamenti? Non immagini neanche cosa ho io sotto le ascelle. Ah, potevi non entrare nei particolari, sai. Comunque ho sentito che l'hai data a Brainiac. Com'è andata? Sembri in forma. Non riesco ancora a controllare queste piante grasse, ma in compenso ho lottato fianco a fianco con lui. Proprio lui? Parliamo del crociato incappucciato, del cavaliere oscuro, del pipistrello, del giustiziere. Sì, insomma, con Batman e gran parte della Justice League. E pensa che dopo la scazzottata con Brainiac mi ha chiamato e mi ha fatto i suoi complimenti. E poi? E poi mi ha dato una missione. Missione? Qualcosa di facile, presumo. Neanche tanto. Ho già paura. Ah, lo spaventapasseri, eh? Sto per inviarti i dati della tossina. Ottimo, gli Exobyte ti hanno reso anche un cervellone. Ehi, un momento, lo sono sempre stato. Sì, sbrigati con il resto dei file. Crane, sto arrivando.